Salve a tutti signori e benvenuti a questo ennesimo unboxing cinese. Questa volta, a differenza delle altre, ho comprato della roba abbastanza interessante. Sì. La prima cosa che voglio farvi vedere, perché l'ho presa scocciata qua, vabbè, è perché l'ho già usata. Cioè non è che, ripeto, posso aspettare i comodi vostri per usare la mia roba. Antifurto per bicicletta, lo so, può sembrare molto strano, però per chi è abbastanza ansioso o non so quale altra paturnia descriva questo problema, insomma, se non volete che vi inculino la bici o almeno volete che sia molto chiaro che vi stanno inculando la bici, allora questo antifurto fa per voi. Tra l'altro mi serviva anche una luce posteriore LED ricaricabile USB e questo faceva proprio al caso mio. Comunque più o meno l'effetto che fa è questo. Ora vado su Instagram a cercarlo, un attimo, aspetta un attimo. Secondo oggetto è molto morbidoso ed è sostanzialmente una maglietta che, se evito di tagliare, mi faccio un piacere, di Rick e Morty, perché lo so, perché l'ho letto lì sopra e anche perché l'ho già usata. È quella dell'Anatomy Park, penso sia una puntata della prima stagione, sì, sono abbastanza sicuro, dove Rick e Morty, che qui vedete... qui non li vedete, dove Rick praticamente ha fatto un parco divertimenti all'interno di un barbone e, in senso, Rick è morto, no, solo Morty ci va dentro, solo che qui sinceramente non lo vedo, probabilmente copiare anche quello per i cinesi era un po' troppo. Qui invece ho un oggettino minuscolo praticamente, vediamo com'è. Questo qua mi è rimasto in mano. Questo qui è praticamente un tool... tutto in uno, cioè uno si porta questo e praticamente non deve portarsi altro, non deve portarsi le posate, perché, cioè, non deve portarsi le posate singole, perché c'è il cucchiaio anche abbastanza grande, c'è la forchetta, poi vediamo cos'altro c'è, c'è il cavatappi, che dall'altra parte è anche un coltello, come vedete, quindi cazzarola più utile di quello che pensassi. E infine mi pare anche che ci sia dell'altro. No, non c'è niente, non c'è assolutamente niente, ho cercato per 5 minuti invano, non c'è assolutamente niente. Altro oggetto che in realtà è, cioè, è veramente una cosa veramente, ok, questa è inutile, lo so, avete ancora dei dubbi, aspettate un attimo. Eh sì, è proprio quello che stavate pensando, una lattina spongigugosa, sa di pesca tipo. Penso che l'abbiano aromatizzata loro, perché effettivamente la puzza di cinese non è che sia proprio il massimo. Rimarrà là al sole. Cioè, assurdo, non ho detto niente di stupido in sto video, incredibile. Altro oggetto... Eh sì, signori, se avete presente il mio video, quello sui robot smarsi cinesi, quelli visti su AliExpress, sapete cos'è questo? È praticamente un robot molto brutto che può assumere molte forme. Eh no, perché il telefono era spento. Perché i telefoni non sono affidabili per girare video su YouTube. Perché i telefoni, per quanto siano potenti e continuano a diventare sempre più potenti, hanno questo cazzo di limite da 10 minuti. Magari voi avete un telefono che non ha questo limite da 10 minuti, beh, siete pregati di consigliarmelo. Non è vero, sto benissimo col Mate 20 Pro, il tuo accesso dello strafico in cubo. Cioè, guardate con che pochi oggetti i cinesi riescono a creare un robot. Cioè, ci sono due palline di polistirolo, una stecchetta di metallo, dei pezzetti di legno, il solito motorino sborato, questa cosa qui, due fascettine e un portabatterie. Poi, questo qua, non chiedetemi cos'è. Ecco, mentre stavo montando questo coso qui, è occorso un problema. Praticamente ho strizzato un po' troppo la colla e ho fatto questa fine qui. Ok, test 1 senza le batterie. Test 1. Test 2. Test 3. Ecco qua, sono riuscito a ripristinare un po' di colla vinilica. E adesso andremo a metterla, ecco qua, e sostanzialmente questi qui sono gli occhietti.
Ok, signori, benvenuti al test finale. Non lo so, Poi abbiamo questo qui che non so perché lo dico così felicemente, ma è questo qui. Che faccio? Allora, questo qui è un Donut Humidifier, praticamente un coso che voi teoricamente lo mettete nel bicchiere. Adesso vi starete già dicendo: no, questa è una stronzata. Se voi questo qui lo mettete nel bicchiere, probabilmente salta in aria. Ma fatemi provare, scusate. 3, 2, 1. Beh, c'è. Eccolo. Next one è questo qui. C'è molto poco dentro e mi sono leggermente spoilerato leggendo cosa c'è sopra, ma questo qui è veramente un oggetto che unisce tutta la cineseria possibile, cioè il fatto di essere un assemblabile, all'utilità, cioè fa anche qualcosa. Anche qui, come vedete, pezzi di legno, plastica, un elastico, un motorino e un portabatterie. Cioè, ma vi rendete conto le istruzioni di questo qui? Cioè, questi sono tutti i tuoi pezzi, ok? Punto 1, assemblalo. E tada! Ho preferito mettere il motore in verticale così, saldare ovviamente per fare le cose bene e la retina con l'imbocco. Quindi il concetto adesso è tirare giù questo sbarrettino qui che praticamente chiude la serie delle batterie e di conseguenza accende il motore. Come vedete sto girando dalla parte giusta. E in teoria aspira anche. Teoria. Sta perdendo potenza. Come per aumentare un attimo la potenza di aspirazione, potremmo provare col suo tappino. Chiudiamo. Da dove lo prendo? Proviamo. Il problema è che cioè, cala progressivamente. Ultimo oggetto, il più grande, il più obeso e speriamo a sto punto il più interessante. Guardate qua com'è bello rotto. Questo qui è quell'elicotterino telecomandato che ho preso nell'episodio del pattume su AliExpress, perché alla fine fa tutto riferimento lì e se non lo guardate siete decisamente pessi. E sembrava la scelta più azzeccata. Io spero che sia Ready to Fly, della serie che lo apro e volo, e l'ho pagato veramente 4,50 euro. Penso che in Italia in un negozio lo potrebbero pagare 15 euro. Certo, se poi questa è la condizione in cui arriva, comunque. In sostanza penso che si carichi da qualche parte, in qualche orifizio, con questo qui, tipo qui, e qui dentro invece ci mettete le pile. Ovviamente è dotato di una camera ad altissima risoluzione e che adesso vi andrò a mostrare in video, perché vi assicuro che è veramente una bestia. Che cazzo di fessi che siete. Bene, dopo avervi preso largamente per il culo per circa 10 minuti, io penso che che posso dire? Spero di avervi fatto vedere tutto e niente, mi fa veramente tristezza quella lattina. Alla prossima. Anzi, fermi. Se vediamo. Allora, siamo qui con la batteria carica. Questo qui è acceso. Pronti?
Attenti. Attenzione, ti do, non ho il minimo controllo su quello che sta succedendo. Ho capito! Era chiaramente nella modalità quella da mettere la mano sotto, è per quello che non funziona un cazzo, forse? Bisogna fare in maniera diversa. Ah, land. Ho capito, ho capito! Ma cazzo! Oh! No! La puttana, no, no! 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 Finita. Signore, finita.